ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo ritornati finalmente col TG Brawl Stars. Oggi forse abbiamo capito il mistero. Avremmo capito che regalo avremmo, Edgar, il numero del regalo, quando avremmo? Anzi, ho visto ed è reale. Abbiamo scoperto cosa sono quei cerchietti che caricano nel Brawl Talk e quando avremo Edgar e vedremo pure un po' di skin per i Movie Brawler. Edgar è per il nostro Byron. Iniziamo con le skin. Iniziamo con queste skin, siamo per tutti e due i Brawler, anche se volevo fare prima Byron e poi Edgar, però abbiamo Byron Demonio. Potremmo entrare a chiudere il team insieme a Eugenio Malvagio e Bo Diabolico. Poi non so se stanno altri, ma non credo. Potremmo andare a chiudere il team dei diabolici, dei demoni. E poi abbiamo Edgar Angelo, che ragazzi non ci sta. Cioè, la skin è fatta bene, ok? C'è cioè, di skin, ok. Però, Edgar, abbiamo capito che è un tipo horror, tipo. Già lo sapete che horror, cioè. È un tipo horror, non può essere un angelo. Tipo Coletto, che ci sta, è una demonia, però. Anche se già chiude il trio dei demoni con Coletto maligna, però. Non lo so. Però comunque, non mi piace questa di Edgar. Andiamo alla prossima. Comunque, se non lo sapevate, magari lo sapevate, già avevano dei modelli per Snowman Tick. Ma andiamo alla prossima skin, va? Queste qui, sempre fatte da 12 skin, abbiamo Zeus Byron, che è Byron in versione Zeus col fulmine, e poi Edgar tipo lupo. Questa è molto bella con lo stile, e devo dire che ci starebbe molto. Guardate con la lingua, è bellissimo, questo lo vorrei. Ragazzi, io non ho trovato altre skin di per ora di Byron, ma raga, questa è bellissima, ragazzi. Shrek Brawl Stars, ma la mia preferita non è solo Shrek e Fiona col drago, ma ragazzi, c'è il gatto con gli stivali Carlo con Ciuchino, no, bellissimo. Questa la devono aggiungere, bellissima. Andiamo a vedere se c'è una skin idea per Edgar. Ragazzi, non ci sono più skin per Edgar oppure per Byron, ma ho trovato Simino Pollo, bellissimo, becco l'uovo sulla pancia. Cioè, ok che non ci sta con suo tempo. Non credo che a gennaio lo faranno, però, cioè, ci sta, no? Andiamo alla prossima. No, ragazzi, questa è bellissima per Halloween 2021. Dottore della peste corvo. Cioè, guardate, è fighissima. Non so se questa ve l'ho già fatta vedere in un TG Brawl Stars passato, però lasciamo stare. Beh, questa ce la devo mettere. Rudolph Sandy. Dov'è? Ok. Cioè, bellissima, guardate. No, veramente bella. Poi vabbè, io metto in pausa. Comunque, Tecno Surge. Questo è una skin per Surge, veramente bella con gli sticker, tipo sei mani volanti, genere. Steccolt. Bellissimo, Steccolt. Bellissimo brawler. Questo deve esserci. Dai, Ghost Spike. Ragazzi, ma è bellissima. Guardate. Vabbè, facciamo la musica di Luigi Mansion, però. Poi c'è Spike Zucca. Eccolo qui, il nostro Spike Zucca. Molto bello. Che ride come non mai. Questa aspettano tutti e non la mettono. Tremendo. Vabbè, andiamo al prossimo. Ma ragazzi, aspettate, sono i sottotitoli. Finalmente possiamo scoprire che regalo sarà Edgar Brawler Epico.
assassino pauroso del gift shop insieme a Colette. Vabbè, avete capito, no? Che attacca la sua sciarpa. Ora vediamo un po' il gameplay, già l'ho visto. Però mi spiace, ma non ho fatto la reaction al Brawl Talk. Lo so. Niente, attacca la sua sciarpa. Non è un brawler di supporto, ovviamente. Poi è molto furtivo, dicono che è molto veloce. I suoi attacchi sono molto lontani. E poi la sua super è un misto tipo tra il gadget secondo di Bull, poi la super di Corvo e poi tipo Beryl. Unisce un po' tutti i brawler, ecco. Guardate, pure Colette, no? È tipo la super di Beryl e di Bull insieme. Chissà, membro. Ma andiamo. Ora finalmente possiamo risolvere il mistero. Due misteri in realtà. Di quando uscirà Edgar e di quando e di cosa, voglio dire, sono questi cosi. Byron sappiamo già quando uscirà. Sarà disponibile dopo l'aggiornamento. Quindi o domani oppure dopo un altro aggiornamento. Comunque, questo è quello che ci resta, sono questi cerchi. Non so perché ho fatto una foto, ma lasciamo stare. Comunque, quello che ci resta sono questi cerchetti qua. Allora, quelli sono i regali che avremo. Ora vi faccio vedere. Infatti, il primo regalo è la mega cassa. Ho tolto la voce per farvi vedere. Questi sono i regali. Ma qua c'è il gameplay di Byron. Ma ragazzi, dopo la mega cassa c'è il secondo regalo. Che abbiamo anche saputo dalle monete. Li ho contati e sono 13. Ora vi faccio vedere. Dopo i PowerPoint. Aspetta, andiamo un po' più veloce. Scusate ragazzi, ho messo in pausa. Non so se ve l'ho già detto, ma come prima cosa qua è apparsa la mega cassa. Poi i PowerPoint. Poi sono apparsi da doppia gettoni, come vedete qui. E poi sono apparsi. Aspettate che vado un po' più veloce. Eccoci qui. Dopo sono apparsi nella passata della cassa come quarto regalo. Niente. Poi sono apparsi PowerPoint come quinto regalo. Poi dopo che quando ci mostrano la sigla di Bo, ci sono i doppi gettoni come sesto regalo. Quindi abbiamo come sesto regalo doppi gettoni. Poi ci sarà la mega cassa come settimo regalo, quindi il settimo regalo sarà la mega cassa. E dopo la mega cassa c'è quello che stiamo cercando. Ragazzi, questo è Edgar. Questo è Edgar. Edgar lo riceveremo l'ottavo regalo. Boh, non sappiamo il giorno. Vabbè, dopo lo conto. Bene. Poi, però, ci interessa la data della skin di Brock vecchia e poi, sì perché quella è confermata, e poi, ovviamente, delle pin dell'albero del carbone e della... Comunque, il nono regalo sarà i doppi gettoni e il decimo regalo avremo le pin. Le pin le avremo come decimo regalo. Poi, però, ci interessa la skin di Brock. La skin di Brock sarà l'ultimo regalo. Infatti, undicesimo regalo saranno i PowerPoint. Raddoppia gettoni e poi misterioso, ovvero la skin di Brock. Ora vi faccio vedere il giorno in cui avremo Edgar e poi possiamo finire il video. Avremo Edgar tra il 18 e il 19 dicembre. Detto questo, possiamo finire questo TG Brosas. Spero che vi sia piaciuto, lasciate like e iscrivetevi al canale e commentate se il video è bello e iniziate a votare tra Mr. Hop e poi Silent Hill Barbie. Ciao! Ciao e benvenuti nel Brawl Talk! Stop, Ryan, segni una cosa. Aspetto che Antonia dobbia il nostro Brawl Talk, quello nuovo. Cosa?